Ma ciao gente, che si racconta oggi? Come saprete benissimo, i calciatori più famosi guadagnano montagne di soldi. Per esempio Messi al secondo guadagna 4 euro, al minuto circa 240 e all'ora circa 14.000. Poi ci andranno tolte tasse e altro, ma in qualunque caso esce una cifra spaventosa. E tutto questo è grazie non soltanto alle partite e ai soldi del club, ma anche per via degli sponsor che solo per lui farebbero a botte. Ma sapete che esiste un giocatore nel mondo che è più ricco ancora sia di lui che di tutti gli altri calciatori del pianeta? Prima di cominciare fate un bel giretto sul canale di Twitch ufficiale e ricordatevi di seguirmi pure lì e mettere un bel mi piace se siete nuovi e se siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi seduraiati, cominciamo! È il giocatore più ricco del mondo, ma voi non sapete chi è e sono sicuro che questa è la prima volta che lo sentite nominare. È 27 volte più ricco del nostro Cristiano Ronaldo, che con la Juve guadagna 2.5 milioni di euro al mese, 287 mila euro al giorno, 12 mila euro all'ora, 200 euro al minuto e 3 euro al secondo. Poi tornando a questo calciatore, è 22 volte più ricco anche di Messi, 50 volte più ricco di Neymar e se sto qua a dirvene altre vi sentite male come me. È il giocatore di calcio più ricco del mondo, ha solo 20 anni e si chiama Faik Bolkaia. È un cittadino del Brunei ed è l'attaccante del Leicester Team, con cui però non ha mai disputato una partita ufficiale e ha anche fatto parte del team giovanile del Southampton e del Chelsea. Insomma, ha appena iniziato ma ha già fatto piccole esperienze con altre squadre, ma il suo primo contratto professionale lo ha avuto come detto con il Leicester. Visto che non ha mai disputato una partita ufficiale avrete già capito che non è proprio grazie al calcio che è diventato il più ricco. Faik Bolkaia è il figlio di Jeffrey Bolkaia, principe del Brunei ed è il nipote di Hassan al-Bolkaia, sultano del Brunei. È nato a Los Angeles ed è in possesso sia della cittadinanza statunitense che di quella bruneiana. Eh sì, con l'albero genealogico non scherza mica il ragazzo e nemmeno con le cittadinanze. Il Brunei è un paese la cui economia si basa essenzialmente sul petrolio, sfruttato sin dal 1929. Ciò ha permesso al paese di raggiungere una considerevole ricchezza. Lo Stato si è infatti potuto permettere di non richiedere alcuna imposta o tassa ai propri sudditi e di rendere totalmente gratuiti i sistemi scolastici e sanitari. Tornando alla fortuna del nostro giocatore, possiamo dire che è gigantesca. È qualcosa che si aggira attorno ai 20 miliardi di dollari. Suo padre, Jeffrey, è l'uomo che spende di più al mondo, in cose fuori di testa e costosissime. Non esiste persona che lo superi nello shopping, per lui è sempre Black Friday. Ha più di 2.300 macchine di lusso, 8 aerei, 5 yacht, 500 case e moltissimi palazzi. Una volta si stava annoiando e ha speso 17 milioni di dollari per uno show privato con Michael Jackson, per riuscire a impressionare suo figlio Faik, che a quei tempi aveva solo 7 anni. Ma quest'ultimo non aveva le stesse passioni del padre e non le ha ancora oggi. Il suo obiettivo è quello di diventare il miglior calciatore del mondo. Suo padre gli aveva proposto di comprare un club di calcio tutto suo dove potesse fare ciò che voleva e imparare così a gestire da capitano, ma Bolkaia ha rifiutato e è determinato a raggiungere le vette più alte con il sudore e la fatica. Giocava a questo sport da quando era giovanissimo e non ha mai mollato. Suo padre lo ha aiutato all'inizio dandogli un paio di allenatori privati, wow, cosa da niente, che gli indicassero il suo stile e ovviamente anche comprando tutta l'attrezzatura necessaria, ciò che serviva insomma per giocare a calcio. Dopodiché ha continuato ad allenarsi duramente giorno e notte e ancora ora lo fa con tutto il cuore. Per adesso non ha avuto occasione di giocare davvero con il Leicester, ma solo con il team del Brunei ufficiale. Secondo l'allenatore è ancora giovane ma con un futuro luminoso. Deve imparare di più e essere al passo con gli altri prima di riuscire a entrare nella Premier League. Per molti il calcio è un modo per lasciarsi una vita difficile alle spalle, di povertà e sofferenza, quindi mettono in gioco la loro stessa vita in tutto ciò. Faik Bolkaia invece è nato ricco, quindi in teoria non avrebbe dovuto avere grandi motivazioni per uno sport del genere, eppure ha sempre avuto lo stesso sogno sin da quando aveva 7 anni. Con questo concludiamo, che ne pensate? Avete mai sentito parlare di questo giocatore? Ricordatevi di passare anche dalla pagina di gaming ufficiale del canale e noi ci sentiamo alla prossima gente, stesso posto, stessa voce e orario diversissimo.